Benvenuti, questa lezione sarà con me, Oksana, e vi dirò tutto quello che serve sapere sul primo ciclo di istruzione e sull'obbligo scolastico. Innanzitutto dobbiamo sapere che il primo ciclo di istruzione si articola in due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori: la scuola primaria, dalla durata di 5 anni, e la scuola secondaria di primo grado, dalla durata di 3 anni. La scuola primaria, una volta chiamata scuola elementare, è regolata dal DPR 89-2009, dura, come detto, 5 anni ed è articolata in un primo anno, pensato come continuum con la scuola dell'infanzia, e due periodi didattici biennali, al termine dei quali l'alunno passa alla scuola secondaria di primo grado. La frequenza della scuola primaria è obbligatoria, in ottemperanza all'obbligo di istruzione disposto dal decreto ministeriale 139-2007. Le classi primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26. Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Possono altresì essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Diritto-dovere di istruzione e formazione e obbligo scolastico. L'articolo 34,1 Costituzione stabilisce che l'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita. In attuazione della cosiddetta riforma Moratti, venne poi approvato il decreto legislativo numero 76 del 15 aprile 2005, che ridefinì e ampliò l'obbligo scolastico di quell'articolo 34 Costituzione in diritto all'istruzione e formazione e con relativo dovere per almeno 12 anni. La locuzione utilizzata dal legislatore va intesa nel senso che la fruizione dell'offerta di istruzione e formazione deve costituire per tutti i minori, compresi quelli stranieri presenti nel territorio dello Stato, non solo un diritto, ma anche, ai sensi dell'articolo 4,2 della Costituzione, un dovere sociale appositamente sanzionato. Con la legge 296-2006, articolo 1, l'obbligo scolastico previsto dalla Costituzione è stato poi innalzato di 2 anni e così portato a 10 anni. In tal modo, fino al sedicesimo anno di età, è obbligatorio frequentare la scuola. Tra i 16 e i 18, in base al diritto-dovere di istruzione e formazione, è possibile completare il percorso in una scuola, nella formazione professionale regionale o nell'apprendistato. Dunque, attualmente l'obbligo di istruzione riguarda la fascia d'età compresa fra i 6 e i 16 anni e i genitori hanno l'obbligo di iscrivere i propri figli a scuola. Diverso dall'obbligo di istruzione, l'obbligo formativo, che è il diritto-dovere dei giovani maggiori di 16 anni, che hanno assolto l'obbligo scolastico e che non vogliono proseguire gli studi nel sistema dell'istruzione scolastica. Ed è un diritto-dovere di frequentare attività formative fino a 18 anni, frequentando ad esempio il sistema della formazione professionale.